Canti, balli, cabaret ed imitazioni, così gli ospiti dell'Istituto Fossombroni sono diventati artisti per un giorno grazie al Casapia Got Talent. E loro praticamente vivono di queste piccole cose, piccole grandi cose, cioè ogni giorno che noi troviamo un'iniziativa per loro, che sia mangiare un gelato, fare una castagnata, mangiare il costoliccio tutti insieme, cantare le canzoni tutti insieme, per loro è un giorno speciale, perché le loro giornate se no sono un routinario sempre uguale. Una grande festa di fine estate nel giardino della struttura, un'occasione per tornare a vivere un momento di aggregazione dopo le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria. I nostri ospiti sono speciali e tutti hanno dei talenti, anche in questo periodo che abbiamo passato del Covid, comunque sono stati tanto chiusi nella struttura, e vederli qui fuori è già un'emozione anche prima di fare quello che si fa. Poi hanno tanto da dire, perché sono veramente bravi. Ospiti, operatori e dirigenti si sono così sfidati a suon di esibizioni tra canzoni italiane, balli della tradizione popolare e letture, il tutto valutato da una giuria capeggiata dalla presidente Deborah Testi e dal consigliere Antonio Rauti. E ci ridà un po' a tutti il coraggio e la voglia di fare, quindi vorrei ringraziare tutti gli operatori, perché sono loro che hanno avuto l'idea e hanno gestito tutta questa cosa in maniera meravigliosa. Duro il pomeriggio e soprattutto il lungo. Oh,